sono Mario Novelli. In arte Anthony Freeman, nato a Roma il 26/2/1940. Ho iniziato a fare cinema nel 57 con il film di Francisci, Saffo, Venere di Lesmo. E da lì ho iniziato, diciamo, una serie di film di antichi romani, Cappa e Spada, film mitologici che andavano all'epoca. Nel 63, ritornando dalla Spagna, dove avevo controfigurato Stephen Boyd, Stuart Grange ed altri, che in pratica erano mostri sacri dell'epoca, il signor Vincenzo Musolino, all'epoca faceva attore e produttore, mi propose di fare un film che si chiamava Gli Invincibili Fratelli Maciste. E da lì ho cominciato a fare la parola dell'attore. Poi sono stato contattato da Alberto Lattuada, che fece un grosso film, Foreign Doctor. E via via, per 40 anni ho fatto questa vita. Di film buoni ne ho fatti molti, adesso non mi vengono in mente, Sodoma e Gomorra, La caduta dell'impero romano, 55 giorni a Pechino, Il Cid, controfigurando Omar Sharif. E tutt'oggi ancora, a 56 anni, cerco di fare ancora la mia vita, la mia parte, non vita, la mia parte, che non nascondo che con un grosso sacrificio e con una grossa punta di paura, perché in pratica subentra a 56 anni la consapevolezza di poter fare un lavoro del genere, come stunt parlo, non più come attore, perché fare l'attore è un divertimento, fare lo stunt invece è una cosa un po' più problematica, perché non si sa mai, o non si sapeva mai quando si veniva chiamati o contattati che cosa c'era da fare, perciò una persona, uno stunt stava tutto il giorno o tutta la vita in palestra, e stare ad esempio in allenamento, perché o con una scena col fuoco o con un salto da 10 metri o una caduta con una motocicletta, un lancio con non paracadute, perché non l'ho mai fatto, e perciò una persona che fa lo stunt vive 10 volte di più di una persona normale, perché andando a lavorare sente dalla telefonata che il lavoro che lui va a fare, a svolgere la mattina successiva, non è una passeggiata. E così sono arrivato adesso ad avere due figli che purtroppo, ahimè, hanno voluto intraprendere questa benedetta vita, perché in pratica io, rinascendo altre 10 volte, ricomincerei a fare lo stunt per 10 volte, perché è una vita meravigliosa, stupenda. Vivere freneticamente, viverla intensamente come si vive, e loro adesso fanno la loro parte, cercano di fare la loro parte, e sono abbastanza bravi, come tanti miei colleghi che hanno i loro figli che fanno gli stunt e cercano di fare gli stunt, bravi o meno bravi o più bravi, sono agli inizi e vanno avanti in questo modo. Partiamo dalla caduta dell'impero romano. Sono partito per la Spagna nel 1961 per fare una caduta, così semplice, sarebbero stati una ventina di metri. E c'era un signore che si chiamava Joachim Canut con il suo figlio Tap, e sono rimasto un anno e mezzo. Hanno visto come io potevo lavorare e ho cominciato a fare la controfigura Stephen Boyd e sono rimasto giù. E poi c'era un signore che si chiamava James Mason e ho controfigurato anche lui.
E il signor Canut diceva come noi italiani potevamo fare determinate cose, determinate cadute, senza nessuna preparazione, senza nessuna imbottitura, quando loro per fare una caduta da cavallo o con cavallo, con chiamata, che si chiama cavallo e cavaliere, che cadono contemporaneamente con una chiamata in bocca col filetto, facevano una buca in terra, mettevano dei materassi e sopra la segatura e sopra ancora la sabbia. E quando lui ha visto come facevamo noi o come feci io una caduta libero senza niente, ha detto se noi eravamo dei pazzi. Ma all'epoca pazzi non eravamo, perché c'era gran cuore e grande agilità per noi, diciamo, stunt dell'epoca. Oggi fare una caduta è molto più semplice, perché ci sono degli accorgimenti, delle cose tecniche che in pratica all'epoca non c'erano. Ci sono delle gomitiere, ginocchiere, spalliere, ventriere, c'è tutto. All'epoca noi non c'avevamo niente. È come quando ho fatto una caduta sui paladini di Battiato, con una corazza intera, due corna, non mio purtroppo, anzi, due corna in testa con un elmo, al galoppo c'era il signor Rommos che mi aspettava e con una scimitarrata cadevo. E non c'avevamo niente come protezioni, perché sotto una corazza fatta aderente in un modo tale che non si poteva mettere niente. E si prendono dei bei soldi. E si fa tutto per i soldi. Quando sono partito nel 59 a fare la Sodoma e Gomorra, e sono stato chiamato come controfigura di Giacomo Rossi Stewart, il quale Giacomo Rossi Stewart veniva dal Pentathlon, e Giacomo Rossi Stewart era un grande cavallerizzo, un grande spadaccino. E io sono stato chiamato per controfigurare lui. Quando mi hanno detto chi era il mostro che andava a cavallo, io ho detto ma non mi serve la controfigura, però sono andato e ho fatto altre cose, determinate cose, ho fatto l'attore e poi ho preso il posto di un'altra persona, John Camel si chiamava, e ho fatto la controfigura a Stewart Granger. E Giacomo si è controfigurato da se stesso, perché Giacomo Rossi Stewart veniva dagli stunt, Giacomo Rossi Stewart veniva dal Pentathlon. Come io potevo controfigurare un personaggio del genere quando erano 2 anni che io facevo la controfigura? Perciò mi sono dovuto adattare su, ad andare a cavallo dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, con cavalli che in pratica o andavano o non andavano, noi dovevamo andare a cavallo. E questa è stata un'esperienza bellissima, perché in pratica oggi salire a cavallo per me è una passeggiata, non tanto perché mi fanno male i reni. Maneggiare le armi è stato sempre un allenamento. Perché? Perché con un'arma uno si può inventare tante cose, e oggi mi ritrovo a mio vantaggio quando vado a fare il consulente, non maestro d'armi perché non mi piace, perché maestro d'armi bisogna essere maestro d'armi come Musumeci, non Greco, Musumeci il primo, il vero Musumeci. E maneggiare le armi è un'arte, e maneggiare le armi è pensare come un personaggio o una persona grande, grossa o piccola, o come caratterialmente può maneggiare un'arma. Il consulente deve studiare i movimenti di questa persona, e perciò con la pistola dalla mattina alla sera facevo degli allenamenti in fondina, tra tra, fuori fondina, tra tra, con cavallo, in piedi al cavallo, al galoppo, scendere, risalire. Steve Reeves, c'era un film che si chiamava Ercole e la regina di Lidia, dove c'era la sua controfigura fissa che si chiamava Giovanni Cianfrigli, che si ruppe i polsi per fermare un cavallo.
Sono stato chiamato da Benito Stefanelli e sono stato sul set. C'era un cavallo che veniva con una donna, il cavallo era bendato, e questa donna, controfigura, questa stunt girl, faceva la controfigura, non so, non mi ricordo il nome dell'attrice, e io uscivo da un cespuglio, controfigurando Steve Reeves, da un cespuglio e devo fermare questo cavallo. E Benito mi disse, come pensi di poterla fare? E io ho detto, ci penso io. Come? Adesso vedrai, ti dimostro. Pronto, in motore azione, è partito il cavallo, bendato, la ragazza sopra, cioè l'uomo, contro figura della ragazza, io sono uscito. Con gli urlo, strillando, il cavallo si è parato, ha cominciato a rallentare. E io mi sono buttato al collo del cavallo e ho fermato il cavallo, tutto qua. E ho finito tutto il film. Poi facevo la controfigura Gordon Scott, ex Tarzan, bravissimo con la daga, ma grosso, forte, come movimenti acrobatici, e io facevo la controfigura. Reg Park, Gordon Mitchell, dove poi lo incontrai sul film 2 più 5 Missione Hydra di Francisci, dove io facevo il protagonista e lui faceva faceva il cattivo. Un altro